1-1 tra Samp e Genoa con la rete del pareggio di Scamacca e il primo gol molto bello di Janto. Bene così, loro fanno super spot e noi iniziamo con il post partita di Samp Genoa 1-1. Bentornati qui da Basta, siamo ritornati qui incredibilmente oggi per commentare il post partita di Samp Genoa 1-1. Sono contento, un po' amareggiato, ma va bene così. Per iniziare il video vi invito a passare qui sotto a seguire la nostra pagina Instagram Bastvezze, YouTube, la Genoa Rossoblu e Grifone Rossoblu. Allora, oggi abbiamo visto un derby della lanterna simile a quello visto a luglio, molto simile, alla fine siamo riusciti a portare via un punto. Però forse a parte invertite meritava un pelino di più la Samp, che alla fine ci ha fatto tremare, ma con Perin che ci ha salvato siamo riusciti a rimanere sul risultato di parità. Allora, molto bene la prima parte di gara con questo 4-3-2-1 composto da Zapata, Goldaniga in centro, Biraschi, Criscito, Badel, Zajc, Badel, Rovella, Lerager, Zajc, Pandel, Scamacca, quindi un'ottima formazione iniziale, meglio di quella vista contro il Verona e contro l'Inter. Siamo riusciti a diciamo iniziare a creare un bel gioco, perché bisogna metterlo nel primo tempo, ragazzi. Abbiamo visto delle belle uscite dall'area di rigore, abbiamo visto un gioco molto più fluido rispetto alle ultime due partite nella quale non tiravamo neanche in porta. Io avevo questo presentimento che oggi non facessimo neanche un tiro in porta, invece siamo riusciti a creare, a fare la nostra discreta partita. Il primo tempo è andato discretamente bene, siamo riusciti a fare il più possibile e poi è arrivato questo gol di Janto che ci ha un po' spezzato le gambe, perché era evidente che in quel momento questo gol fosse una stangata allucinante per il giocatore in campo. Perin secondo me è un pelino colpevole sul gol, però va bene, gran gol di Janto, però Perin forse un po' di più poteva fare per evitare di subire questo gol, perché secondo me l'aveva battezzata fuori e poi si è accorto di aver fatto probabilmente una cappella. Subito dopo siamo riusciti a pareggiare 5 minuti, 6 minuti, non so neanche quanto è passato dal pareggio nostro, con Scamacca che finalmente abbiamo, forse incrociando le dita, visto un centroavanti degno del nome centroavanti, con la C maiuscola, perché ha fatto molto bene il primo tempo. Secondo, vabbè, la tenuta fisica è scesa un po' con tutti, però ha fatto molto molto bene nel primo tempo, tenendo tanti palloni e facendo tante giocate che liberavano poi Zajc, che aveva la possibilità di creare, appoggiarsi e fare un qualcosa che noi diciamo era un po' che non eravamo abituati a vedere fare dal centro avanti nostro, visto Pinamonti, Favilli, La Padula, e potrei farvi giù una lista che non finisce più. Andiamo ad analizzare i singoli. Grandissima, ottima, incredibile, bellissima partita di Goldaniga, che sta giocando benissimo ogni partita da quando diciamo ha preso questo posto da titolare. Bene Zapata, che per la prima volta ho visto fare due partite consecutive semi bene, perché non ho visto farsi prendere per il culo da Keita, da Quagliarella, non gli ho visto diciamo farsi fare delle cose un po' strane così all'improvviso. Ho visto una gara intelligente, furba, ma secondo me figlia del modulo A4, della difesa A4, e non figlia di una cosa a caso, perché secondo me Zapata è un centrale da difesa A4 e non da difesa A3, ma questo lo sa chiunque. Abbiamo visto Biraschi e Criscito sugli esterni, beh, forse sarà meglio vedere poi Zappa, Costa, Pellegrini, perché avremo bisogno di qualcuno che spinge leggermente in più in avanti, perché Criscito e Biraschi, li abbiamo visti, non possono creare occasioni importanti davanti, perché a noi serve uno che comunque sappia crossare, perché abbiamo visto che Scamacca è bravo anche di testa, e quindi è necessario l'appoggio da parte degli esterni. In mezzo al campo abbiamo visto benissimo Badel nel primo tempo, molto molto più giù fisicamente nel secondo, Zajc molto bene, riusciva a intendersi quasi a memoria con Pandev, che però ho visto leggermente un po' più fuori forma rispetto al solito, sarà l'età, sarà il tutto, il mix del campionato, tutto quello che volete, però si inizia a vedere che i suoi anni iniziano a pesare, nonostante riesca comunque a fare quello che vuole ed essere eterno, perché è così. Lerager ha fatto il suo compitino lì in mezzo, tutto sommato gli altri non hanno sbagliato tanto, Pellegrini è entrato, ha fatto quello che poteva, insomma va benissimo tutto. Elogiamo, secondo me, i migliori in campo, di cui non mi sto dimenticando, Rovella e Goldaniga, i due che secondo me hanno messo più del cuore e sicuramente faranno benissimo per tutta la stagione. Ero scettico a vedere Rovella titolare contro l'Inter, contro il Verona, adesso, però sinceramente sono contento di essermi sbagliato, perché in questo momento stiamo vedendo un centrocampista furbo, abile, che non fa cazzate, gioca semplice e fa quello che viene richiesto, intercettare linee di passaggio, fare dei bei passaggi, e far salire la squadra, cioè fa tutto quello che va fatto, quindi per ora ce lo godiamo che è lì, se non è già andato alla Juve, e speriamo di vederlo per tutto, non tutto l'anno, ma spesso, anche perché le riserve sue sono Radovanovic
poi Melegoni che non ha mai giocato in Serie A, quindi alla fine siamo lì alla pari e forse con Radovanovic è meglio vedere Rovella. I cambi non li commentiamo, ma commento una cosa che mi ha fatto veramente non dire ma che cazzo fa. Piazza, alla fine c'era il difensore della Samp, quello giapponese, che lo stava facendo entrare e non ha calciato. Cioè aveva la possibilità di tirare in porta con Audero praticamente spiazzato, fare gol e non l'ha fatto. E lì sono rimasto un attimo, ho detto ma che cazzo. E va bene così, perché alla fine poi dall'altra parte ci hanno graziato allo stesso modo, perché Damsgaard l'ha tirata da tutt'altra parte e probabilmente era in posizione regolare, quindi siamo stati graziati anche noi, quindi come sono stati graziati loro, siamo stati graziati noi. La Sam, diciamo, nel secondo tempo ha giocato molto meglio, la tenuta fisica era completamente diversa, cioè noi siamo indietro anni luce, non so il motivo, forse sarà questa cosa del Covid, però la Samp con gli ingressi e con tutto quello che ha fatto nel secondo tempo forse un pelino di più meritava di noi, però va bene così, non sono riusciti, quindi se non riesci a segnare alla fine non è che meriti più di tanto, hai creato, però alla fine non ce l'hai fatta. Vi invito quindi a passare qui sotto su Instagram, seguite i tre link che vi ho detto all'inizio del video e noi ci vediamo con il recupero di Genoa Torino a mercoledì. Ciao!